Ieri c'è stato questo appello a Mattarella fatto dalle opposizioni, da Forza Italia, da SEL, dalla Lega, non dal Movimento 5 Stelle però, perché voi pensate che la fiducia alla fine non sarà messa, perché non è una questione che riguarda Mattarella, perché non vi siete associati, Fraccaro? Perché Mattarella credo che stia seguendo i lavori parlamentari e sia perfettamente cosciente dell'imposizione inaccettabile che sarebbe la fiducia sulla legge elettorale. Storicamente abbiamo solo due precedenti e uno tra l'altro la legge elettorale del 23, la famosa legge Acerbo che poi portò Mussolini. E il paragone non è del tutto peregrino perché questa è effettivamente una legge elettorale autoritaria che porta sostanzialmente all'elezione del capo bastone che deciderà un po' per tutti. E non solo una legge elettorale autoritaria, ma anche una legge elettorale che non sta in piedi dal punto di vista matematico, è stata proprio scritta con i piedi, non sanno nemmeno scrivere una legge elettorale. Ieri abbiamo avuto gli esperti in Commissione Affari Costituzionali che ci hanno detto che questa legge elettorale potrebbe portare all'elezione di 640 parlamentari, tecnicamente. Peccato però che la nostra Costituzione preveda 630 parlamentari alla Camera, quindi non sta proprio in piedi. E non è vero che il premio di maggioranza è di 340 come è scritto e come dice anche Renzi. Addirittura, siccome non prevedono, questi sono problemi tecnici, non prevedono nemmeno che comportino, che concorrano quegli eletti nelle circoscrizioni estere il premio di maggioranza, è possibile tecnicamente che il partito di maggioranza si prenda 352 parlamentari. Altro che premio di maggioranza iperbolico, incostituzionale. Qui stiamo parlando di una legge che è stata scritta con i piedi, che non sta in piedi e va modificata. Allora, noi non abbiamo bisogno di dimostrare che il Parlamento sa decidere agli italiani. Noi abbiamo bisogno di dimostrare che il Parlamento sa decidere bene, che il Parlamento sappia fare delle leggi fatte bene, che siano utili al popolo e non utili solamente a una persona come Matteo Renzi per poter governare poi indisturbata. Perché quello che stanno dimenticando in questo momento è il PD, è la lezione di tutto il Novecento, cioè la lezione che ci dà la storia passata italiana, quella che di fronte alle crisi della politica noi non dobbiamo concentrare il potere nelle mani di una sola persona, dobbiamo distribuire il potere, dobbiamo aprire le porte ai cittadini al confronto, dobbiamo permettere ai cittadini di poter partecipare, non dare tutto il potere in mano a una sola persona, perché loro, quelli del PD, Però, pensano. sì, d'accordo, ma quindi che cosa pensate di fare? Cioè, in questo clima da emergenza democratica pensate che, come dire, che ci sia una presa di posizione di Mattarella nel caso in cui, autonoma, nel caso in cui dovesse essere messa la fiducia? Mattarella prima di diventare Presidente della Repubblica, era membro della Corte Costituzionale. In quanto membro della Corte Costituzionale ha già bocciato il Porcellum e l'Italicum presenta le stesse incostituzionalità e profili di incostituzionale del Porcellum, premio di maggioranza e listini Questo non è bloccati. detto, cioè, questo non è detto perché Quindi credo che sia. se fosse così chiaro, diciamo, sarebbe stato affermato prima il percorso di questa legge. Perché su alcune cose che erano state contestate alla Corte Ma Costituzionale, infatti è peggiore questa legge, addirittura del politicamente Porcellum. possiamo, come dire, anche essere d'accordo, però poiché lei dice che non è costituzionale, cioè non lo possiamo giudicare né io né lei, i punti che erano stati segnalati dalla Corte sono stati in qualche modo rivisti, no? E le soglie, la quantità del premio, la possibilità del cittadino di scegliere, questo in qualche modo un po' più di prima lo fa. Dopodiché, che possa essere una legge Che il pessima, cittadino diciamo. possa scegliere proprio no con questa legge elettorale, anzi se noi leggiamo la legge elettorale insieme alla riforma della Costituzione, perché poi sono Ci sono anche strettamente le legate, preferenze, ci che sono delle forse è un preferenze dato precise, positivo, ma avremo un quindi Senato di sì, ma nominati, però, un Parlamento di nominati parlamentari, ma sto scusa, Fraccaro, dicendo. io torno a maggioranza minoranza in un partito, dovrebbe servire a rendere i provvedimenti più potabili a tutti, cioè dovrebbe servire a trovare mediazioni. E secondo me, con l'Italicum al Senato, un lavoro di questo tipo è stato fatto perché le soglie del primo Italicum, se ve lo ricordate, erano davvero soglie Sì, al però limite della adesso costituzionalità. senza rientrare in Cioè, queste, non perché non no, si no, voglia scartare il però contenuto, però diciamolo, è perché evidente che altrimenti sì, sembra che c'è diciamolo, però stata. dobbiamo anche dire che ormai è una partita che è tutta esclusivamente politica, di rapporti di forza, anche Assolutamente, da parte politica, diciamo, a me sembra che politica e Renzi anche di rapporti. abbia trattato molto meglio Berlusconi della sinistra democratica. Quando c'era Berlusconi non si poteva Che credo modificare che perché c'era un Berlusconi non sia accordo. d'accordo. Sì, beh, ma per l'elezione del Io non Presidente della credo, Repubblica. ovviamente non. Quando.
D'accordo. Quando era insieme a Berlusconi, Renzi, non si poteva modificare la legge elettorale perché se no saltava l'accordo con Berlusconi. Adesso che non c'è, non si può modificare perché non si può modificare. Però quando entra in vigore a luglio, abbiamo un anno di tempo per modificarla, non si vede la fretta, no? Sì, però gli aveva fatto la modifica più sgradita a Berlusconi. Il mio collega Zaccaro ed io abbiamo fatto una sola campagna elettorale, però io ho assistito a molte, tutte le campagne elettorali dal Porcellum in poi erano cambieremo la legge elettorale. Siccome io vorrei evitare di fare un'altra campagna elettorale in cui la prima promessa è cambieremo la legge elettorale. È già cambiata questa cosa la legge elettorale, di dire, questa cosa di dire a luglio ad agosto. È così, Zaccaro. Io me lo pongo il problema di cosa sta succedendo, me lo pongo perché no, mi sembra che ormai la notizia del giorno è che ci sia un sindaco che non è indagato, un consigliere comunale regionale che non è indagato. Quello è il problema, non è il problema chi vince, chi perde, che ci siano delle brave persone. E a me sembra che ormai emerge un quadro del sistema partitico completamente al collasso. È un sistema a marcia ormai nelle fondamenta, bisogna completamente rifare e ristrutturare. Io non faccio politica, quello però è il problema. Se in campagna... No, però senza le regole americane, cioè ereditare da un sistema americano il metodo, cioè facciamo scegliere liberamente, senza ereditarne però le regole per cui sei comunque un elettore. Allora, partecipa di questa situazione. Ammissione del metodo sbagliato delle primarie del partito. Quindi abbiamo una classe dirigente del Partito Democratico, però ammissione dello stesso Premier è stata eletta e non è stata nominata con metodo guardi, io efficiente. Il parlamentare l'ho fatto sulla base di un albo degli elettori che dipendeva da chi aveva votato alle primarie Renzi e io non Bersani, dimentico. Quindi, non noi dimentico. Siamo stati eletti con primarie, secondo me, organizzate bene. No, io però bene. Volevo chiederle, perché abbiamo parlato, ho introdotto questa vicenda della Liguria, parlando di imprevisto. Questo non è un imprevisto, perché vi siete dimenticati, io chiedo anche agli italiani, si sono dimenticati di come sono avvenute le primarie in Liguria? Con delle flotte di persone che erano state traghettate nei centri per votare, che erano cinesi o meridionali senza tessera del PD e hanno votato. Scandalo, non è successo niente. E chi ha vinto quelle primarie è proprio la Paita che è stata raggiunta. Ferrati, si è dimesso, ma la Paita è ancora lì. E guarda caso adesso è stata raggiunta da un avviso di garanzia. Però tutte le due cose c'erano. Non c'entrano però niente, però garanzia, non mischiamo per allora, carità. Dopo invece vorrei primare sull'avviso di garanzia. No, come non c'entrano? Ma l'avviso di garanzia della campagna elettorale della Paita aveva individuato un certo Paolo Cassani, che era uno dei promotori maggiori attivisti della sua campagna elettorale, che era, secondo i magistrati, il portavoce locale di clan andranghetisti. Questo era, e la Paita l'aveva definito un grande attivista. Questa è la situazione che abbiamo in Liguria e non è stato fatto niente fino alla revisione di garanzia. Però io poi vorrei riportarla anche al Movimento 5 Stelle all'obiezione. Possiamo dire che l'avviso di garanzia Geremica non dipende dalle primarie, perché sennò stiamo dando un messaggio veramente allucinante fuori. Ci fermiamo. Io capisco l'esigenza. Ora rimettiamo tutti in ordine, sono cose separate evidentemente, ma dopo la pubblicità. Con il deputato Fraccaro delle regionali. Allora, è chiaro che c'è questo caso che mette in difficoltà il PD in Liguria, ce ne sono altri. No, ce ne sono altri, altrove ne abbiamo parlato lungamente in molte puntate di Omnibus, anche di Ischia, di tante altre, però resta un tema politico, cioè il ruolo del Movimento 5 Stelle, che pure è dato dai sondaggi anche in uno stato di salute buono, però qual è la partita che vi giocate alle regionali? Tutto sommato, quello che diceva prima Federico Geremicca, il fatto che insomma, il PD rischia di prendersi, se non tutte, quasi tutte le regioni, voi no, cioè forse lo spazio per la Lega, cioè non riuscite sul territorio ad esprimere ancora dei candidati forti? Vede, noi partiamo, io almeno mi sono candidato col Movimento 5 Stelle perché ritengo che il sistema partitico oggi sia quello che ha portato, sia malato ed è quello che ha portato un po' alla rovina di questo paese, che cade a pezzi, lo vediamo tutti i giorni. E per farlo ci siamo dati alcuni obiettivi, alcune direzioni. Vogliamo togliere i soldi della politica, perché questo è stato uno dei mali, i soldi nella politica, persone nuove, perché se devi cambiare la classe dirigente devi mettere persone nuove, per questo candidiamo persone che sono sconosciuti ai media, che non hanno fatto carriera politica all'interno dei partiti, quindi hanno anche un'immagine pubblica già consolidata, come spesso avviene. E poi il controllo dei cittadini all'interno delle istituzioni. Queste sono le tre linee guida e paghiamo spesso anche sui territori questa nostra coerenza, perché ovviamente se tu vuoi
cambiare un sistema partitico, non ci puoi scendere a compromesso come fanno. Io vedo nei comuni, adesso io vengo dal Trentino Alto Adige, nei comuni succede questo: per prendersi il sindaco cosa fa il PD o Forza Italia? Si allea con 10, 100, 20 liste civiche e abbiamo, noi ci dobbiamo scontrare con delle liste con 300, 400 persone per 20 posti, cioè uno per famiglia, in modo che poi quando viene eletto il sindaco deve poi tornare questo favore alle singole famiglie, e allora creiamo la politica del compromesso, dell'inciuccio, del clientelismo. Visto che Fraccaro parla del PD, in realtà, e quindi io mi permetto di parlare del Movimento 5 Stelle, venendo da una regione che va al voto, che è l'Umbria, io ho visto e diciamo che comprendo le dinamiche per cui ancora altri partiti fanno fatica sul territorio, perché ho visto lì presentarsi una candidatura, essere respinta per ragioni incomprensibili nel Movimento 5 Stelle, poi fare delle primarie online a cui alcuni non hanno potuto partecipare, altri hanno potuto partecipare, gente che è uscita dal movimento, e quindi un dibattito interno che è finito lì. Quindi non è solo quello che dite voi il problema, che gli elettori non vi capiscono, diciamo che vi spiegate un po' male, se non altro, perché in democrazia c'è un tema che gli elettori hanno ragione quando alle politiche vi danno il consenso che avete avuto, hanno ragione quando danno il consenso che hanno dato a Renzi, avranno ragione alle regionali quando sceglieranno. Devo dire che il dato delle regionali del Movimento 5 Stelle per ora, in Trentino come altrove, è molto diverso dal dato nazionale, quindi evidentemente un problema c'è, e non è che scaricando sul PD il problema lo risolvete, questo io lo dico anche per la classe dirigente che sta di là, perché come ho detto in premessa prima, vorrei che anche gli altri partiti avessero un sistema, non dico come il nostro, però più conforme all'articolo 49 della Costituzione. Ma chiaro, non potevate candidare per esempio Di Maio in Campania, faccio un esempio, cioè puntare sì, possiamo fare come tutto. Fanno gli altri e creare sarebbe poltronifici, stato creare persone che magari si candidano in una regione mentre sono in Parlamento europeo, in Parlamento italiano, ma credo che non sia rispettoso nei confronti dei elettori. Hanno votato Di Maio per stare in Parlamento e fare quel lavoro, e adesso ci sarà spazio e posto per delle persone capaci, competenti, magari sconosciute, ma che hanno la possibilità di cambiare realmente le cose. Diamo spazio alle persone nuove, ai giovani che non trovano alla meritocrazia, se noi facciamo sempre gli stessi. Che giovani però. Sì, ma sta facendo un ottimo lavoro in Parlamento, perché dobbiamo portarlo in campagna? Qual è il senso? Ci sono perfettamente persone in campagna in grado di fare un buon lavoro in consiglio regionale in campagna, e quelle persone hanno tutto il diritto di potersi candidare. Di Maio è stato eletto, si è presentato per un compito, davanti agli elettori per svolgere un compito, lo sta facendo con coerenza, ed è questo che ci permette poi, non scendendo a compromessi prima di entrare e di candidarci, di mantenere le promesse. Guardiamo quello che è successo in Veneto. In Veneto, quando il Partito Democratico, che si è candidato adesso, che si candida alla presidenza, ha detto noi taglieremo gli stipendi. Poi, di fronte all'atto concreto di firmare per tagliarsi lo stipendio, non l'hanno firmato, allegando il fatto che ci sarà una legge, che poi quando entreremo in Consiglio regionale faremo una legge, ci taglieremo lo stipendio dopo per tutti, ma in realtà sono promesse che non riescono a mantenere, chiaro, proprio perché certo, per candidarsi, per arrivare lì, sono scese dei compromessi in partenza. Noi, evitando il compromesso in partenza, possiamo poi mantenere le promesse una volta che siamo arrivati. La differenza in Veneto è che la Moretti, anche in questo caso, ha fatto una cosa rara, si è dimessa due mesi prima di iniziare la campagna. Si è dimessa dopo sei mesi per avere il vitalizio del Consiglio europeo, in Parlamento europeo. Allora, io però volevo andare da Federico Fubini, perché c'è una questione che sta molto a cuore al Movimento 5 Stelle, che è la questione del reddito di cittadinanza, e che per la verità è un tema che non è solo del Movimento 5 Stelle, con altri nomi, il reddito di inclusione sociale, comunque il tema della povertà. Allora, volevo sapere, nella loro proposta, qualcuno ha visto nella proposta del Movimento 5 Stelle, che in realtà loro dicono sempre tutto coperto eccetera, però ci sono le risorse per affrontare un'operazione come questa? Andrebbero pescate più nel riassetto degli ammortizzatori sociali, Federico Fubini? Ma dipende a che livello si mette in questo eventuale reddito di cittadinanza. Se c'è una cosa che veramente mi colpisce del reddito di cittadinanza è che è un movimento che si pone, come dire, in rappresentanza degli outsider della società, i giovani, i disoccupati, eccetera, eccetera, invece di cercare di includerli nel mondo del lavoro. E sappiamo che l'Italia è probabilmente, con la Grecia, al mondo il paese con la quota di persone che lavorano sul totale dei residenti più basso, più della Spagna. Lavora praticamente una persona su tre nel nostro paese, per tutti i problemi che ha la nostra economia.
invece di cercare di generare opportunità di lavoro, il messaggio è di cercare di generare un'altra rendita, come se nel nostro paese non ci fossero abbastanza rendite. Allora, detto che il problema della povertà e dell'esclusione sociale va trattato anche a livello del welfare, il vero modo per combatterlo è quello di creare opportunità, cioè, posti di lavoro, imprese. Di non dare una rendita a tutti quanti. Mentre colpisce, a me personalmente mi colpisce moltissimo il fatto che un movimento che nasce in opposizione, ma ci sono degli elementi assolutamente positivi nel fatto che ci sia un movimento che non si identifica con la vecchia politica, a torto a ragione non ci entro, ma che un messaggio, creiamo un'altra rendita. Questo mi colpisce enormemente, perché è veramente il più vecchio del vecchio, trovo. Interessante. Caro, però devo chiedere di essere molto sintetico, che siamo in chiusura. Diciamo così, oggi un imprenditore in Italia che perde il lavoro, perde la sua impresa perché magari vessato dalle tasse, 68% di tassazione completa, è in mezzo a una strada. Se perde tutto, perde la casa e ha la sua famiglia in mezzo a una strada. L'anno scorso sono aumentati i suicidi, sono raddoppiati i suicidi. E oggi sono abbandonati. Dare la dignità a quelle persone, dare un pasto ai loro figli, avere l'opportunità di trovare e di ritrovare un altro lavoro e di ripartire con la sua famiglia per creare qualcosa, non credo che sia dare una rendita, credo che sia dare un diritto. Dopodiché, per far partire la macchina e creare opportunità di lavoro, noi abbiamo solo una strada, quello di aumentare il consumo interno. La domanda e l'offerta interna, e per farlo abbiamo bisogno di dare soldi ai cittadini che devono spendere, perché se tu dai un reddito di cittadinanza, la persona, se dai il reddito di dignità, la persona va a spendere quei soldi sotto casa, dal macellaio, dai soldi alle bianchine, e questo crea giro di lavoro e crea posti di lavoro. E per avere il reddito di cittadinanza, i cittadini nella nostra proposta devono essere in ricerca di lavoro costante e non possono rifiutare le proposte di lavoro. Esiste e si chiama sostegno per l'inclusione attiva, quello che stiamo proponendo, io devo dire, anche all'interno del Partito Democratico, anche come uno dei modi di spendere questo che chiamate, che chiamano tesoretto, è ampliamo il sostegno per l'inclusione attiva, che piuttosto che essere una rendita è un modo per far sì che chi ha perso il lavoro e chi è fuori si chiama sostegno per l'inclusione attiva. È una cosa vera, è una cosa che fa sì che nessuno sia un mezzo a una strada, ma che nel frattempo si cerchi un'opportunità, perché la gente non vuole semplicemente un reddito, la gente vuole essere aiuteremo quegli imprenditori che per colpa dico la proposta diciamo di Anna Scagni è utilizzare il tesoretto per ampliare uno strumento che esiste, che si chiama SIA e che sta anche nel DEF ampliato a tutto il mezzogiorno. Io dico ampliamolo a tutta Italia. Ma questo riguarda tutti. Io lei se lo lega che cos'è il SIA, poi ne parliamo la prossima volta. Abbiamo già sforato e c'è Tiziana Panella che ci aspetta. Un'ultimissima proprio domanda, perché la giornata si apre su questo. Secondo lei chi sarà il successore di Speranza? Ah, non lo so, no, questa domanda no. Io intanto discutiamo Renzi, su Speranza. Farà anche il capogruppo, non è stata eletta. Non inserirete la rotazione. No, prima dobbiamo parlare di Speranza, perché la settimana prossima, una cosa che non abbiamo detto, ci sarà un altro gruppo che avrà per oggetto proprio questo. Quindi prima di dare insomma, il successore di Speranza, parliamo di Speranza. Non è piaciuto a tutti che insomma la minoranza che Renzi abbia detto. Speranza, lasciamola da parte la questione del capogruppo. No, anzi, non è per niente lasciata da parte. Ci sarà un gruppo apposta per discutere di questo, credo. Benissimo, che sia, anzi, grazie per essere stati con noi. Omnibus torna domani, Coffee Break, buona giornata.